vengono i diritti inviolabili dell'essere umano, che vuol dire prima viene la persona, dopo viene lo Stato. Lo Stato e le istituzioni sono al servizio della persona. Dopo una brevissima introduzione di carattere storico, mi sono soffermato sui principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, con l'intento di descrivere quelli che sono gli obiettivi, gli intenti delle Costituzioni emanate all'indomani del secondo conflitto mondiale. Chiudere definitivamente con l'esperienza del fascismo e con qualsiasi ordinamento improntato a principi totalitari e porre le premesse e le condizioni sostanziali perché a ciascuno sia davvero garantita la possibilità di una vita libera e dignitosa. Nel centro islamico non si impara soltanto pregare o lezioni religiose, ma anzi anche lezioni proprio legali, lezioni proprio di legge, di costituzione. Questo è fondamentale anche per tutti i cittadini praticamente, che soprattutto i nostri, che devono anche capire la Costituzione dove, nel paese dove vivono. E questo proprio perché Costituzione vuol dire valore, vuol dire che proprio tanti diritti e tanti doveri. Attraverso questo percorso mi sono poi soffermato sulle caratteristiche del pluralismo e sulla fatica naturalmente di garantire diritti in un contesto plurale. Allahu Akbar. Allahu Akbar.